80 anni fa, nel campo dell'alta velocità ferroviaria, avveniva qualcosa di importantissimo. Per molti anni è rimasto nell'alveo delle conoscenze degli addetti ai lavori, ma per la storia e l'ingegneria ferroviaria dell'alta velocità nazionale è stato veramente il momento scatenante. Era il 20 luglio del 1939 e il governo fascista organizzò, dando incarico alle ferrovie dello Stato, alla direzione generale, una corsa prova con un ETR 200, allora nuovissimo, uscito da poco dagli stabilimenti della Breda di Sesto San Giovanni. L'ETR 200, questo bolide, partì con una corsa prova tra Firenze e Milano. La linea fu sovralimentata per l'occasione dai 3.000 ai 4.000 volt in corrente continua. Furono dispiegati agenti delle ferrovie lungo centinaia di chilometri. Il treno partì in quella caldissima mattina di luglio e scollinò l'Appennino lungo la grande galleria di Valico. Ma la grande prestazione velocista che avrebbe consegnato l'ETR 200 alle glorie del mondo avvenne nella pianura padana, tra le stazioni di Pontenure e Piacenza. Pontenure, una piccola località sconosciuta ai più, sarebbe diventata il luogo della più alta velocità ferroviaria raggiunta. Fu proprio lì che il treno superò i fatidici 200 km orari, arrivando a 203 chilometri orari, raggiungendo quindi il massimo che un treno in velocità commerciale poteva raggiungere sulle reti tradizionali. Da lì è un successo. L'ETR 200 fu caricato a Genova sul Rex per andare all'Esposizione Universale di New York e da lì, fino alla guerra oramai imminente, garantì i primi servizi rapidi. Beh, questa non è celebrazione del passato. I 300 km orari che ogni giorno le nostre frecce raggiungono sui binari dell'alta velocità attingono da questo sapere, prendono da questa esperienza, riprendono i miglioramenti di questo elettrotreno rapido che gli italiani nel 1939 portano sopra i 200 km orari.